delle risposte a stimolare la discussione se i costi nella salute mentale sono una spesa o un investimento. Innanzitutto cioè la percentuale di spesa sanitaria sul totale della spesa pubblica è una quantità di soldi abbastanza ingente. Noi sappiamo tutti che nelle nostre regioni la principale voce di spesa oggi delle regioni è rappresentata dalla spesa sanitaria, quindi è importante, è una quota importante di soldi che la società mette nella sanità. Come è distribuita questa spesa? Secondo le stime fatte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, vedete che diciamo, la parte principale della spesa, almeno nei paesi europei, è legata a spese fatte dallo Stato o dai governi regionali, mentre le quote inferiori riguardano il non profit, la spesa privata. E quello che è successo negli ultimi 8 anni è che la spesa si è mantenuta costante o è lievemente diminuita, quindi più o meno mediamente in Italia il processo di contenimento della spesa sembra aver funzionato, perché la spesa, vedete, si è mantenuta costante o lievemente diminuita. Dicevo prima Fabrizio, quali sono i dati più aggiornati sulla quota di questi soldi che finiscono nella salute mentale? Ancora una volta dobbiamo dire che non esiste una stima precisa per l'Italia, cioè in Italia è impossibile sapere quale parte di spesa viene destinata alla salute mentale. Ci sono i dati che vengono inviati alle organizzazioni internazionali, però lì diciamo sono delle stime, c'è qualcuno che all'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione telefona al Ministero e dice: voi quanto spendete per la salute mentale? Ma secondo me il 4, il 5, ah va bene, e poi vengono pubblicati questi dati. Esatto, che è fatta da me. Cioè, che stima possiamo fare? Secondo me siamo sotto il 3%, dei dati che sento nelle varie regioni, quelli più affidabili. Sapete che più il dato è affidabile se si lavora su micro aree rispetto a dire quanto si spende in Italia, perché però diciamo siamo sotto il 3%. Allora cerchiamo di capire se la spesa è una spesa o un investimento. Come si fa a capirlo? Cioè si usano quegli indicatori che prima Fabrizio accennava, che sono gli anni di vita persi a causa della disabilità, che si chiamano daily nel linguaggio scientifico, che sono praticamente la somma degli anni di vita persi per disabilità, quindi la riduzione della nostra qualità della vita dovuta al fatto che ci ammaliamo di qualcosa, più gli anni di vita persi perché si va incontro ad un'aspettativa di vita inferiore a causa di quella patologia. Quindi si somma la perdita di qualità con gli anni di vita persi per una mortalità precoce legata a quella patologia e si ottiene questo indicatore che è il DELI, che generalmente, almeno i paesi più evoluti di noi, utilizzano nell'allocazione delle risorse. Allora, cosa succede se si va a vedere chi fa questi calcoli? L'Istituto di Washington per la misurazione in ambito sanitario ha inventato questi grafici che rappresentano in modo chiaro, adesso provo a spiegarvi, praticamente qui c'è la perdita legata alla mortalità. Le aree rappresentano quanto quella patologia incide sulla perdita legata alla mortalità. Chiaramente, se voi guardate soltanto la mortalità, l'infarto del miocardio e gli accidenti cerebrovascolari
sono le principali cause di perdita nel mondo legate alla, a queste patologie, cioè legate alla mortalità. I tumori del polmone, l'Alzheimer, vedete il diabete, dov'è la salute mentale? Cioè se ci dobbiamo spiegare ai nostri amministratori che vale la pena investire in salute mentale, loro ci dicono sì, ma qual è il e questa fettina qui, la salute mentale, cioè praticamente invisibile. E questa, vedete il tratteggio rosso che compare, è una fettina microscopica, chiaramente perché le malattie mentali non sono malattie mortali, quindi non aggiungono niente alla perdita dovuta alla mortalità. Siete d'accordo su questo? Non aggiungono niente? Io non sono d'accordo, cioè i dati ci dicono che chi ha un problema di salute mentale ha una mortalità che è quasi il doppio di quella della popolazione generale, però che cosa fa? Va a morire di patologie polmonari, di infarto del miocardio e quindi non viene rappresentata in quelle mappe. Quando andiamo a discutere con gli amministratori ci dicono non viene rappresentata. Vedete che per esempio se si va nei tumori del polmone o nei tumori del fegato, i pazienti psichiatrici muoiono 3,5, 25 volte di più della popolazione generale. Quindi una parte di quell'area legata al tumore del polmone in realtà dovrebbe essere attribuita alla salute mentale, perché è quella che ha prodotto l'eccesso di mortalità. Oltre a produrre un aumento di mortalità, la salute mentale, i problemi di salute mentale producono anche un anticipo, cioè una riduzione nell'aspettativa di vita dei pazienti. Se voi vedete questo grafico, ci dice che per esempio i pazienti che hanno una diagnosi di alcolismo, praticamente dopo 15 anni dal primo contatto ne erano sopravvissuti il 60%, il 40% era già deceduto dopo 15 anni dal primo contatto. Quindi quelle mappe in qualche maniera devono essere un po' aggiustate. Poi c'è l'altro problema dei tassi di suicidio. In Italia comunque noi abbiamo tassi di suicidio che sono tra i più bassi d'Europa, quindi è difficile confrontarci con altri paesi europei. Cosa si può fare? Allora, si può andare a vedere la disabilità. Allora, se andiamo a vedere la disabilità, le cose migliorano. Vedete che la nostra, le aree che riguardano la salute mentale iniziano a essere rappresentate. Quindi l'infarto del miocardio e gli accidenti cerebrovascolari diventano un'area molto piccola, mentre le patologie di cui noi ci occupiamo iniziano a essere rappresentate in questo grafico. È interessante vedere qual è l'area più grande nella disabilità. Sono il mal di schiena, è quella che fa perdere più giornate di lavoro. Il collo, sì, diciamo. E l'emicrania. Quindi anche qui, anche guardando la disabilità, c'è qualcosa di sbilanciato, di poco appropriato. Quindi chiaramente anche qui c'è una parte di malattie organiche per le quali le patologie psichiatriche hanno giocato un ruolo importante. Se voi vedete i costi delle patologie organiche con o senza un problema di salute mentale, i pallini sono le persone che hanno un problema di salute mentale, i quadratini sono le persone senza un problema di salute mentale. Quindi per esempio per le malattie congestizie del cuore, guardate che differenza c'è tra l'avere e non avere una patologia mentale associata. Quindi anche in quel grafico che vi ho fatto vedere prima, dove comunque la salute mentale è ben rappresentata, c'è un contributo anche nelle altre aree legato ai problemi di salute mentale.
Allora, qual è la soluzione migliore? Andare a vedere i delis, cioè la combinazione tra mortalità e perdita in termini di disabilità. Allora, qui la nostra area, vabbè, guardiamo direttamente l'Italia, vedete che è rappresentata in maniera importante. Questo vuol dire che investire, mettere soldi nell'assistenza alla salute mentale consente di risparmiare, no? Ci ha fatto vedere prima Fabrizio il grafico dello studio di Martin Knapp per il Dipartimento di Salute inglese, in cui faceva vedere che investire una sterlina per la prevenzione della depressione consente allo Stato inglese di risparmiarne 30 in termini di perdita di giornate di lavoro, di perdita per altre cose. Quindi cerco di convincervi che i soldi che si mettono nella salute mentale non sono una spesa, ma sono un investimento. Anche qui il mal di schiena ci supera, perché rappresenta il 10% comunque della perdita economica, però diciamo, la depressione, l'ansia, l'abuso di sostanze sono ben rappresentate in questo grafico. Allora, qual è la soluzione? Cioè, c'è una spesa importante che deve diventare un investimento, ma che deve essere in qualche modo contenuta. Allora, secondo me dobbiamo fare i conti con queste cose, perché se noi continuiamo a combattere dicendo che comunque vogliamo più soldi ma non sappiamo, non abbiamo niente da rimproverarci, forse è una battaglia persa in partenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel report del 2010 ha indicato quali sono le 10 principali cause di inefficienza nei sistemi sanitari. E forse su alcune anche noi, anche l'ambito della salute mentale potrebbe far qualcosa per riportarsi su un piano di efficienza. Vedete, le prime tre cause di inefficienza sono legate ai farmaci e sono il ridotto uso di generici e i prezzi alti nelle formulazioni che vengono utilizzate. Al secondo posto l'uso di prodotti sotto standard o contraffatti, quindi prodotti che non rispettano la biodisponibilità oppure prodotti acquistati su internet e così via. E poi l'uso inappropriato o inefficace. Abbiamo visto, ancora ringrazio Fabrizio per la bella presentazione perché mi dà l'opportunità di attaccarmi alle cose da ridette, ma l'incremento nell'uso degli antidepressivi che abbiamo visto negli ultimi anni, quanto è appropriato, quanto ci ha fatto spendere in maniera inappropriata, vale la pena di ragionarci. Le altre cause sono l'uso eccessivo di attrezzature, di indagini diagnostiche, di procedure. Un'altra causa di inefficienza è il mix dello staff, cioè come sono composte le nostre equip. Le figure professionali sono sbilanciate verso quelle più costose o verso quelle che costano meno e magari sono più efficaci. Quando pensiamo alla composizione delle equip cliniche, dobbiamo capire come sono composte. Altra cosa importante sono l'uso dell'ospedale. I ricoveri sono sempre appropriati, le lunghezze delle degenze nei nostri SPDC sono sempre appropriati. Proveremo dopo a vedere che cosa succede negli SPDC italiani. I servizi sanitari, beh, questo forse ci riguarda meno perché noi abbiamo già dato, voglio dire, siamo il paese europeo con il più basso numero di posti letto per la salute mentale, no? Abbiamo circa 2 posti letto ogni 10.000 abitanti, è il valore più basso in Europa. Un'altra area di inefficienza, secondo l'OMS, sono gli errori medici e la bassa qualità delle cure. Gli errori medici fanno spendere molto.
Un altro indicatore che riguarda il sistema sono gli sprechi, la corruzione e le frodi. E poi, per quanto riguarda gli interventi sanitari, un inefficiente mix di trattamenti, anche qui forse possiamo dire la nostra e capire qual è il percorso migliore per un paziente, dobbiamo stare attenti. Altra cosa che ci dice l'OMS, chiaramente ci suggerisce delle possibili soluzioni. Alcune sono intuitive: eliminare le spese farmaceutiche non necessarie, migliorare i controlli di qualità sui farmaci, usare i farmaci in modo appropriato, forse meno, anche su questo potremmo ragionare, ottenere il massimo dalle tecnologie e dai servizi, no? Quindi che tipo di interventi utilizziamo, sono tutti interventi che hanno una dimostrata efficacia nella letteratura, oppure proviamo a fare interventi che non hanno un'efficacia dimostrata. Motivare il personale sanitario, quindi una delle cose che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice: se volete ridurre i costi oppure utilizzare meglio il denaro che avete, cercate di motivare il personale. Migliorare l'efficienza degli ospedali, fornire il trattamento corretto all'inizio del trattamento, cioè evitare di sbagliare nel primo periodo di trattamento. Questo è dimostrato che fa risparmiare un sacco di soldi. Eliminare gli sprechi e la corruzione, e poi avere un sistema di valutazione dei servizi per capire quali funzionano, quali sono necessari, a quali posso rinunciare. Per esempio, sempre in questo lavoro dell'OMS, che ha riguardato anche la salute mentale, si è visto che è possibile, attraverso una valutazione critica degli interventi, ottenere dei risparmi. Questa simulazione l'hanno fatta gli australiani e hanno visto che è possibile, soltanto valutando bene gli interventi che vengono proposti ai pazienti, quasi dimezzare i costi dell'assistenza. E quindi investire questi soldi sugli interventi più efficaci. L'altra cosa sulla quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità, vi ricordate, diceva di intervenire, è l'efficienza del sistema ospedaliero. Noi abbiamo coordinato a Verona uno studio europeo su 8 paesi europei e abbiamo confrontato un po' quello che succede nell'assistenza psichiatrica in questi 8 paesi europei. Vedete che l'Italia ha una degenza media, o almeno questi dati si riferiscono al Veneto, di circa 15 giorni, quindi rispetto ad altri paesi europei è, diciamo, un valore che potremmo definire accettabile. La cosa importante però che ci dice l'OMS è continuate a monitorare, continuate a guardare le differenze che ci sono tra un'area e l'altra. Un altro indicatore importante è quello dei ricoveri involontari. Anche qui abbiamo una legge che dobbiamo presidiare e che ci consente di essere all'avanguardia in Europa per numero di ricoveri involontari. No, abbiamo un valore che vedete qui di 19 casi su 100.000 abitanti in un anno, quindi rispetto a quello che succede nel resto d'Europa facciamo bene e continuiamo a monitorare quello che succede. Un fenomeno importante è quello dei ricoveri non necessari. È uno degli indicatori di qualità dell'assistenza psichiatrica più forti che vengono proposti ormai dall'OMS, anche dall'Organizzazione Economica per lo Sviluppo e la Cooperazione, è il tasso di riammissioni. Cioè, i pazienti vengono nuovamente ricoverati. Se voi guardate i dati dell'Italia, dopo 7 giorni quasi il 9% dei pazienti viene nuovamente ricoverato, dopo 30 giorni il 21%, dopo 90 giorni il 34%, dopo 6 mesi
il 41%. Cioè, io lavoro in un servizio pubblico, se qualcuno mi avesse chiesto di stimare a occhio quanti pazienti venivano realmente ricoverati, avrei sicuramente indicato dei valori più bassi. Quando ho visto i dati reali sono caduto dalla sedia, cioè veramente il fenomeno del turnover è un fenomeno importante che ci sfugge se non lo monitoriamo, perché l'impressione del clinico è di avere valori più bassi. Quali sono, nello studio europeo che abbiamo fatto, abbiamo cercato di capire quali sono i fenomeni che influenzano le riammissioni. Ma come succede sempre nella storia, la cosa che più influenza il futuro è il passato. Quello che è successo nel passato si ripete nel futuro, che da una parte è scontato, dall'altra però è frustrante, perché vuol dire che noi non riusciamo a modificare il percorso naturale dei nostri pazienti. Una cosa che incide sulla riammissione è anche quello che succede subito dopo la dimissione, cioè se il paziente, vedete, viene visto senza la presenza dello psichiatra e dello psicologo dopo la dimissione nei contatti ambulatoriali, questo fa raddoppiare la probabilità che venga nuovamente ricoverato. Quindi vuol dire che i pazienti dimessi hanno bisogno di una presa in carico forte da parte del servizio. E poi la lunghezza della degenza è un fattore protettivo, però soltanto per i ricoveri a breve termine, cioè più è lunga la degenza, meno è probabile che un paziente venga nuovamente ricoverato entro 7 giorni. E adesso stiamo facendo un nuovo studio europeo proprio soltanto sul fenomeno della readmission, in cui confronteremo 6 paesi europei, compresa l'Italia. Quali sono i fattori che influenzano questo problema della continuità delle cure? Nello studio europeo abbiamo fatto dei focus group per cercare di capire quali fattori influenzano la readmission. E alcuni sono interessanti perché sono fattori sui quali possiamo intervenire, per esempio le liste d'attesa per le visite ambulatoriali influenzano la continuità delle cure, la distanza dai servizi è un fattore che influenza la continuità delle cure, avere un piano di trattamento dopo il ricovero, cioè dimettere il paziente, come succede in molti paesi europei, con un piano scritto di trattamento. Questo evita che il paziente venga poi rapidamente ricoverato, e avere un sistema di finanziamento che favorisce la continuità. Qui i ricercatori europei hanno valutato che l'Italia ha un vantaggio rispetto agli altri paesi europei perché abbiamo un sistema di finanziamento unico per il Dipartimento di Salute Mentale. Questo evita, migliora la continuità delle cure. Per quanto riguarda la distanza, oggi esistono dei modi per valutare come sono collocati i nostri servizi nel territorio con delle tecniche di geografia sanitaria. Queste mappe, per esempio, vi mostrano più aree rosse ci sono sulla mappa, più quel servizio è mal distribuito nel territorio. Questa è l'area di Verona, queste sono delle mappe di servizi in Spagna. Vedete che le aree rosse sono più rappresentate nel servizio spagnolo rispetto a quello italiano. L'altra cosa che abbiamo visto indicata dall'OMS era il come è composto lo staff, come è fatto lo staff dell'equipe psichiatrica. Allora abbiamo provato a costruire un indicatore che ci diceva se nell'equipe psichiatrica erano presenti gli assistenti sociali, cioè il numero di assistenti sociali che lavoravano, oppure di terapisti occupazionali che lavoravano nell'equipe psichiatrica. Guardate che la Francia, l'Italia e la Spagna sono quelle che hanno il più basso numero
di assistenti sociali dentro l'equipe psichiatrica. Guardate che valori ci sono nel nord Europa, Inghilterra, Finlandia, Norvegia, addirittura la Romania ha 5 volte più assistenti sociali dentro l'equipe psichiatrica. Un altro indicatore è come sono organizzati i servizi, cioè quanti letti ci sono nell'ospedale rispetto ai letti nel territorio. E qui chiaramente l'Italia ha un vantaggio perché abbiamo molti più letti sul territorio rispetto ai letti nell'ospedale generale rispetto ad altri paesi europei. Ancora una cosa che fa risparmiare denaro che può essere reinvestito in altre attività è come il servizio è organizzato, cioè la disponibilità di servizi di attività domiciliare all'interno dei servizi. Questa è una cosa abbastanza diffusa in Italia, anche se ci sono paesi che investono molto in questa attività. L'Inghilterra e la Norvegia hanno principalmente servizi di tipo domiciliare, in Inghilterra perché c'è una grande tradizione, in Norvegia perché le persone abitano talmente lontano dai servizi che, ci raccontavano i colleghi norvegesi, alcune visite domiciliari si vanno a fare in elicottero per raggiungere le persone che stanno nei posti più remoti, quindi è un'attività importante. Altra cosa importante è motivare lo staff. Vi faccio vedere velocemente quest'altro studio sulla quali sono i punti da toccare nella motivazione dello staff. Abbiamo misurato alcuni parametri che si chiamano compassion satisfaction, che è la soddisfazione di lavorare in un servizio che aiuta gli altri. La compassion satisfaction aumenta addirittura con la complessità del lavoro, no? È un lavoro duro che faccio e questo mi dà soddisfazione. La fiducia nel lavoro, l'autonomia, la partecipazione, le cose che vedete qui. Una cosa che diminuisce la nostra soddisfazione sono i problemi ergonomici, in questo caso relativi, nel caso della psichiatria, anche alla sicurezza. L'altra cosa che abbiamo misurato è la compassion fatigue, cioè la fatica che si prova a stare sempre insieme con pazienti che ci raccontano cose impegnative, importanti. Anche qui il rischio di avere compassion fatigue e poi burnout, perché la compassion fatigue è il passo che precede il burnout, sono i problemi ergonomici, il condizionamento del lavoro sulla vita, e invece diminuisce più o meno con le stesse cose che abbiamo visto prima. Soltanto per finire, una cosa interessante sono i bisogni formativi, ci dice molto sulla motivazione dello staff. Chi non percepisce bisogni formativi ha più burnout di chi invece li percepisce, quindi sembra che ci sia, le persone dicono non ho bisogno di formazione, sono quelli più esposti ad andare incontro a burnout. Direi che potremmo fermarci qui, forse solo vi faccio vedere queste due ultime diapositive che sempre nello studio europeo che abbiamo fatto ci dicono quali sono i meccanismi di pagamento dell'assistenza ospedaliera. In Italia i principali meccanismi di pagamento dell'assistenza ospedaliera sono per giornata di decenza o il DRG, però guardate che variabilità c'è in Europa, non è che tutta Europa si è adattata al sistema di DRG. Se, mi serve solo per farvi vedere quante differenze ci sono in Europa tra un paese e l'altro. Non ho la risposta chiaramente se sono investimenti o spese, però spero di aver dato degli spunti poi per la tavola notoria. Grazie.